Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 74. Mi svegliai e andai a farmi un bel caffè per svegliarmi un po', siccome sembro uno zombie. Quanto mi manca però la mia piccola Sara. Però l'ho fatto per il suo bene e per il bene mio e di Est. Sto di merda al pensiero che si trova male lì dentro, che alla fine è ovvio che si trova male. E scommetto che non vorrà più parlarmi, però tutto questo è per il suo bene. Ehi Teo, sembri pensieroso. Beh, Est, mi manca Sara. Dopo mi sa che andrò a trovarla. Mi manca troppo. Vengo con te. Manca pure a me. Sara, non pensavo che mio padre mi avrebbe rinchiuso in questo posto. Però ne aveva tutti i motivi. Ma voglio rimediare. E appena vedo Giulia, gli dico che non lo voglio più fare. Ci tengo tanto alla mia famiglia. Mi misi a fissare le pareti, il soffitto e il pavimento mentre aspettavo che Giulia si facesse viva. Sara, mi aspettavi? Quasi mi venne un colpo. Giulia, puoi avvisare quando arrivi? Mi hai fatto prendere un infarto. Scusa, devi dirmi qualcosa? In effetti sì. Beh, veramente io non voglio continuare. Ma non è possibile. Ormai metà gioco è fatto. Non mi interessa. Mi avete promesso che se uccido la mia famiglia vivremo insieme a voi in eterno tutti felici, compresi gli altri bambini e il capo, e magari le loro famiglie. Ma veramente non voglio. La mia famiglia è questa. Io, Est e mio padre. Che povero lui, in questo periodo lo sto facendo disperare e non voglio. Quindi di al tuo cosiddetto capo che io ho chiuso e di andare via dalla mia vita. E quella della mia famiglia. No, Sara, ormai te non puoi abbandonarci. Noi ormai siamo dentro di te e aspettiamo il giorno giusto per finire il gioco. Di certo non sarete voi a impedirmelo. Dici? Giulia iniziò ad avanzare verso di me e iniziò ad assumere un aspetto che metteva i brividi. Io sono sempre stata brava e buona. Ora vedrai realmente chi sono, Sara. Si avvicinò verso di me e poi buio. Teo, io e Est salimmo in macchina e andammo nel centro psichiatrico. Entrammo e chiedemmo ad un'infermiera la stanza di mia figlia, ma scusandosi mi disse che non era possibile vedere mia figlia perché era in condizioni critiche. Mi scese una lacrima e iniziai a correre verso i corridoi seguendo le urla riconoscibili di mia figlia. Entrai in stanza e vidi mia figlia che era impazzita. Sembrava posseduta. Poi eccola lì, Giulia appoggiata al muro mentre sorride nel vedere Sara soffrire. Ora ho capito a chi le ha fatto così. Andai dagli infermieri, li spintonai, presi Sara e mi misi a correre verso l'uscita. Salimmo in macchina e la portammo a casa.